Mazzeo, dopo il break da parte di Agazzi. Mazzeo dentro di piazza, fuori gioco. In casa Lecce e caos dopo la sconfitta di Foggia, vero match point per la Serie B diretta. La tifoseria nei giorni scorsi ha contestato la squadra, soprattutto Pasquale Padalino, protagonista di alcuni atteggiamenti secondo la piazza ingiustificabili nel post partita allo Zaccheria. In tal senso, per placare anche l'ira dei sostenitori, la società ha deciso di scendere in campo e di difendere a spada tratta il tecnico giallorosso. Padalino è un tecnico importante, a mio giudizio. È una persona molto seria ed è soprattutto un grande lavoratore, uno che non lascia niente al caso. Probabilmente tutto quello che si è scatenato, le polemiche che si sono scatenate, sono frutto di un grosso equivoco, perché conoscendolo, io lo conosco da tanti anni, abbiamo giocato insieme tanti anni fa nel Foggia, ma avendolo conosciuto ancora più approfonditamente in questi 8 mesi, so che il suo stato d'animo a fine partita di Foggia era lo stato d'animo di qualunque persona profondamente dispiaciuta e ferita per la prestazione che non è stata all'altezza. Nonostante ci fosse un forte sentimento popolare che era un po' avverso, io penso che non ha bisogno di difese, però penso che Padalino sia l'uomo che oggi, sono convinto, ci possa portare in Serie B. Successivamente direttamente il tecnico foggiano a chiarire ogni aspetto e a ribadire la volontà di non voler mollare proprio ora. Che la prestazione fatta sicuramente non è stata una prestazione da Lecce e quindi da questo punto di vista assolutamente mi assumo tutte le responsabilità, come se le sono assunte i calciatori e come da sempre abbiamo fatto. Quindi questo è un fatto. Che ci fosse l'intenzione da parte nostra, da parte mia e da parte di tutti di provare a ritornare primi in classifica è un altro fatto. Che questa voglia continua ad esserci da qui alla fine è un altro fatto ancora. E quindi se ho toccato la suscettibilità di qualcuno chiedo scusa, ma sicuramente non è stata con intenzionalità, è l'interpretazione che può essere passata, lasciatemelo dire, è stata subito un pochettino cattivella. E quindi io termino col dire che il sottoscritto, finché avrà la possibilità, la forza e la minima energia, proverà in tutti i modi, in tutte le maniere di portare avanti quello che è un obiettivo che è ancora tutto percorribile e perseguibile. Sorpreso Perucchini, forse l'ha pure toccato quel pallone.